Io sarò la sua voce. Voglio giustizia per mia sorella, ha dichiarato Silvana Paolini, sorella di Lorena Paolini, la casalinga di Ortona, Chieti, trovata agonizzante sul divano di casa il 18 agosto. L'autopsia ha confermato che si tratta di omicidio. Lorena sarebbe stata colpita alle spalle e poi strangolata, lasciando un segno evidente sul collo. Indagato per omicidio volontario aggravato è il marito della vittima, Andrea Ceri, imprenditore nel settore delle pompe funebri. Il possibile movente sarebbe economico, come verrà spiegato più avanti. Ceri è stato interrogato due volte, ma continua a dichiararsi innocente. È stato lui a chiamare i soccorsi, sostenendo di aver trovato la moglie agonizzante sul divano. All'arrivo dei sanitari è stato notato un segno sospetto sul collo di Lorena, un dettaglio che ha fatto riconsiderare l'ipotesi iniziale di un malore. La procura ha quindi aperto un'inchiesta per omicidio, prima contro ignoti e poi a carico del marito. La settimana scorsa si sono svolti i funerali di Lorena. Ceri era presente in chiesa, ma è entrato da un ingresso secondario e è rimasto in silenzio durante tutta la cerimonia. I sospetti ricadono su di lui, tanto che dal manifesto funebre sono state strappate il suo cognome e la parola marito. Una cosa è certa: Lorena non è morta per un malore. Qualcuno è entrato in casa e l'ha uccisa, simulando poi un malore, dato che pochi segni sono stati lasciati sulla scena del crimine. In casa con Lorena c'era una delle due figlie, che però stava dormendo in camera. Ceri ha dichiarato che, al suo ritorno, ha trovato Lorena sul divano in fin di vita e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il segno sul collo ha portato a escludere l'ipotesi di un malore o di suicidio. Le indagini sono ancora in corso. Gli investigatori cercano l'oggetto con cui la donna è stata uccisa e stanno cercando di chiarire il movente. Si parla di una presunta eredità di 600.000 euro che la suocera di Lorena avrebbe lasciato in testamento a quest'ultima. La suocera aveva espresso il suo sostegno a Lorena durante la sua separazione dal figlio e le due donne erano molto legate. Esiste davvero questa eredità o è solo una voce? C'è forse un collegamento tra i soldi e la tragica morte di Lorena? Mentre si cercano risposte, si cerca di ricostruire le ultime ore di vita di Lorena. Un possibile aiuto potrebbe derivare dall'analisi dei telefoni sequestrati per individuare contatti e materiali cancellati. Inoltre, sono in fase di analisi le telecamere della zona per ricostruire i movimenti dei protagonisti della vicenda, in particolare quelli del marito. Un aspetto cruciale delle indagini sarà confermare gli orari degli ingressi e delle uscite dalla casa per verificare l'alibi di Ceri, che ha dichiarato di essere stato a un funerale quel giorno. È fondamentale chiarire i tempi esatti degli eventi. Con voce rotta dalle lacrime, Silvana ha descritto il momento in cui ha appreso della morte della sorella. La telefonata è arrivata dal telefono di mia sorella alle 14.02. Ho pensato che forse non voleva più andare al mare, invece era mio cognato Andrea che mi invitava a casa sua. Quando ho visto i carabinieri, ho capito che era successo qualcosa di grave. La conferma è arrivata quando ho visto tutti piangere. Silvana, in qualità di persona offesa, è attivamente coinvolta nella ricerca della verità e ha incaricato l'avvocato Francesca Di Muzio, esperta in diritto e procedura penale e giustizia riparativa presso lo IUSV di Verona. Ha riferito agli inquirenti che Ceri le ha detto di aver avuto un litigio minore con sua sorella. Andrea e Lorena erano tornati insieme dopo una separazione avvenuta alcuni anni prima. Silvana si domanda: erano una coppia felice o solo apparentemente? Per la procura è essenziale ottenere un quadro completo della situazione. Orari, spostamenti, contatti e messaggi sul cellulare della vittima sono tutte informazioni cruciali per ricostruire le ultime ore di vita di Lorena e arrivare alla verità.